Ciao, sono Flavia Tartaglini, ci troviamo al Salone Nautico di Venezia, nello splendido scenario dell'Arsenale. Da questo luogo, grazie al Land Rover, ospite di Ferretti Group, nella meravigliosa Tesa 98, vi porto ad incontrare una persona che condivide con me la vera passione per il mare. Ciao Vittorio. Flavia, ciao. Siamo qui con Vittorio Bissaro, velista e punta di diamante della squadra olimpica italiana. Stiamo per salire a bordo di Pershing 9X, un gioiello di avanguardia nautica in perfetto equilibrio tra comfort e tecnologia. Andiamo? Andiamo. Vittorio, tu hai iniziato ad andare per mare molto presto, sin da bambino, ma che ricordi, che emozioni hai della prima volta che hai incontrato il mare o forse il lago? Ma diciamo, i primi ricordi sono sul mare, al lago mi ci sono avvicinato più tardi. Allora, il primo ricordo non lo so qual è il primo ricordo, ma sicuramente i primi ricordi era questa voglia di mettermi alla prova nella natura, quindi nel mare, quindi facevo vacanze in barca a vela in Croazia, in crociera, e non vedevo l'ora che mio papà uscisse col mare grosso per stare a prua a prendere gli schizzi delle onde, oppure mi sfidavo ad andare a toccare l'ancora a costo di rovinarmi la vacanza con delle otiti mostruose. Devo dire, sì, ho proprio questo ricordo di me che volevo confrontarmi con la natura. Tu che relazione personale hai con il mare da sportivo? Ovviamente la natura è cruda, cioè ogni tanto ti mette alla prova, come dicevi, insomma, forse la natura è forte la natura, però è un confronto che mi piace. La natura, sì, ogni tanto ti fa vincere, ogni tanto dice di no, e se dice di no lei non possiamo fare niente, però appunto è un modo di confrontarmi che mi piace molto. Nello sport la performance è tutto, nel mondo Land Rover, come in quello delle imbarcazioni, della barca a vela, il miglioramento delle prestazioni è continuo. Tu come pensi che la tecnologia possa influire in questo processo e quanto possa aiutare a spingersi oltre? La tecnologia, secondo me, è uno strumento, quindi dà la possibilità di raccogliere dati, feedback, di analizzare teoricamente, anche di costruire delle cose che con lo sviluppo dei materiali, delle tecniche costruttive non si era potuto fare in passato. Però è uno strumento, e invece secondo me quello che veramente è il cuore del migliorarsi, dell'aumentare, del rincorrere la performance migliore, è proprio un'attitudine mentale di sentire dentro, interiorizzare il fatto che oggi vogliamo essere più forti di ieri e domani saremo più forti di oggi. Quindi secondo me la ricerca della performance eccellente è un po' questa, quello che noi come atleti cerchiamo di fare e sicuramente Land Rover continua a fare nel mondo dell'automotive. Tra l'altro tu hai una formazione ingegneristica e immagino questo abbia influenzato molto il tuo rapporto con la vela e la tecnologia. Che supporto ti ha dato nella tua carriera? Sì, io ho una laurea in ingegneria aerospaziale, quindi tante cose legate al mondo della meccanica dei fluidi e quindi di conseguenza della vela le conosco. Che supporto mi ha dato? Mi ha dato sicuramente un enorme supporto, nel senso che conosco tantissimo di quella che è la teoria e la tecnica. Tante volte mi è stato d'aiuto, a volte mi è stato anche un limite, perché nella vela vincono spesso le idee geniali. Se chiudi gli occhi per un attimo, come ti immagini la barca del futuro? Ma sai, la barca del futuro secondo me l'abbiamo un po' già vista questo inverno, sono le barche di Coppa America. Da qualche anno in realtà è la cosa anche che più mi ha avvicinato, che più mi ha coinvolto nel progetto del NACRA, che è l'imbarcazione di classe olimpica che facevo io, proprio questa nuova dimensione del fare della vela uscendo dall'acqua. E quindi il futuro secondo me nei prossimi decenni sarà proprio questo, cioè ci sarà uno sviluppo sempre più sfrenato di queste barche volanti. Il superamento dei limiti, lo spirito di adattamento fanno parte dello sport, ma forse anche della vita più in generale, dell'avventura. Quanto questi aspetti fanno parte di Vittorio come uomo prima che come sportivo? Ma devo dire tantissimo. Ti raccontavo prima delle vacanze che facevo da piccolino in Croazia, cioè l'idea di mettermi alla prova, di vivere avventure ha sempre fatto parte di me. In qualche modo la vela è stato uno sport che mi ha permesso in parte di vivere quel tipo di esperienze. È un tipo di emozione che io ricerco quotidianamente, ma ti faccio un esempio. A me piace per esempio
vivere mettendomi alla prova anche sulle cose più stupide. Fatalità, per esempio, sono stato, ho fatto una navigazione nei mari del nord qualche settimana fa, faceva molto freddo, erano tutti con gli stivali a bordo, io ero l'unico con le scarpe, però l'avevo scelto intenzionalmente perché sapevo che non era così dura. E quindi mettermi solo con le scarpe, ovviamente avevo freddo, quindi poi ti inventi delle strategie per tenere i piedi caldi, piuttosto che ti tiri i pugni sulle cosce, tutte cose che sembrano da pazzi, però proprio nella mia vita c'è quotidianamente questa voglia di continuare a mettermi sempre un pochino a disagio per costruirmi del margine che credo potrà tornarmi utile quando poi sarà necessario. Allora, decisamente Land Rover ha scelto la macchina giusta per te, il Discovery Sport, l'icona dell'avventura, dell'andare oltre, del superare i limiti. E quanto questi valori fanno parte di Vittorio? Tantissimo, questa voglia di misurarsi, di mettersi, diciamo, alla prova nella natura. E soprattutto, secondo me, è anche interessante una cosa che mi accomuna molto con Land Rover, legato un po' anche alla mia formazione ingegneristica, è questa voglia di farlo con una preparazione tecnica e teorica, comunque non solo allo sbaraglio, ma cioè, mettiamoci alla prova con consapevolezza. Ecco, questo secondo me è la cosa che più mi lega al mondo Land Rover e di cui sono molto orgoglioso. C'è stato mai nella tua vita sportiva un momento in cui sei voluto tornare con i piedi per terra, hai sentito quel bisogno di scappare via dal mare? Sì, quando ho iniziato la campagna olimpica, la mia prima in Acre 17 con Silvia, ci allenavamo d'inverno a Marina di Grosseto e in una giornata bellissima di sole invernale, gennaio, vento da terra, iniziamo a navigare bordeggiando di poppa, allontanandoci da costa, e quando siamo a qualche chilometro da costa mi si rompe un cavo del trapezio e quindi io finisco in acqua. Lì vedo la barca che scuffia davanti a me e Silvia incapace di raddrizzarla. Quindi Silvia che sparisce all'orizzonte e io che mi ritrovo a gennaio nell'acqua fredda, già appena caduto, dopo pochi secondi già sento così l'acqua che mi entra nella muta in neoprene, mi trovo sott'acqua. All'inizio provavo a nuotare a stile ma non riuscivo perché contro le onde è impossibile. Allora mi sono messo a dorso, col sole mi orientavo per mantenere una direzione costante rispetto alla terra. Nuotavo un quarto d'ora e mi fermavo mezz'ora, un minuto. E perché con questo programma, cioè dandomi una scadenza così rigida, riuscivo a non perdermi nei pensieri, non perdermi nel continuare a girarmi per capire se c'era qualcuno. Perché sapevo che il mio obiettivo per le prime ore era quello solo di avvicinarmi a costa, tanto non potevo fare niente. E cercavo di monitorare la mia distanza dalla costa, perché non volevo allontanarmi col vento, e la monitoravo cercando di misurare i palazzi e capendo quante dita, cioè il palazzo era un ingegnere. Ho avuto un approccio abbastanza ingegneristico. Vabbè, la faccio breve, dopo un'ora che nuoto mi accorgo che in realtà i palazzi sono più vicini, quindi realizzo che mi stavo avvicinando. Dopo poco meno di due ore mi ricordo che sono arrivato, cioè ho sentito la sabbia sotto i piedi, beh ecco, quello forse è stato il momento in cui più avevo voglia di tornare coi piedi per terra, proprio ho sentito un'emozione forte di relax misto, ho pianto un pochino, cioè un bel turbinio di emozioni ho avuto. Beh, sappiamo, la paura proprio può spingerti a portarti oltre e a superare i tuoi limiti, questo forse è stato un esempio di quello che può accadere in contesti estremi. Sì. Hai da poco avuto un bellissimo bambino, giusto? Davide. Come ti immagini le generazioni future? Cosa pensi debbano fare per vivere il mare con il rispetto e l'amore che merita? Ma guarda, io sento forse di darti la mia esperienza, perché ci sono sicuramente tanti punti di vista. Io riesco sempre di più a vivere con amore il mare quando mi sento un pochino responsabile e mi chiedo, ma come facciamo a mantenere questa cosa qua, questo bellissimo mondo che abbiamo? Il mare è una parte, ci sono le montagne, c'è la natura in genere. Così questo approccio critico legato alla sostenibilità, secondo me, ti riesce a centrare abbastanza quando poi ti ritrovi a vivere l'esperienza in mare o in montagna, e credo che questo dia la possibilità di vivere con tanto amore le esperienze che si fanno. Cosa vedi nel tuo orizzonte? Quali sono i tuoi prossimi traguardi? Ho fatto 9 anni ormai di Nacra 17, che è una classe che mi ha dato tantissimo, perché è sempre stata l'avanguardia della tecnologia, l'avanguardia della tecnica, anche sociale, perché è una barca in equipaggio misto, quindi l'unica che metteva un uomo e una donna in barca assieme. Un esperimento, ben riuscito. Però ecco, sento che
è una barca bellissima che mi ha dato tantissimo. Sento però che un po' ho bisogno di soddisfare quella fame di avventura che mi ha sempre un po' caratterizzato, e quindi nel mio futuro vedo anche dell'altro. Adesso al momento non ho progetti importanti, consolidati, però sento che c'è spazio per mari più ampi, magari oceanici o anche imbarcazioni più grandi, con equipaggi più grandi. Ho voglia di continuare a vivere la competizione, ma in altri contesti. Grazie Vittorio, è stato veramente un piacere fare questa bella chiacchierata con te. Anche per me.